È molto bello ricordare il capitolo delle storie. È stato un grande evento, una grande sorpresa per Francesco, che con l'aiuto dei suoi primi seguaci, insieme ai contadini simpatizzanti, si preparavano a ricevere, ma si aspettavano poco più di un centinaio di persone. Temevano anche che, anzi, che non arrivasse nessuno. Allora non c'era il telefono, la radio, la stampa, la televisione per comunicare questa iniziativa. E invece, con sorpresa, arrivarono in centinaia, tanto da preoccupare come distribuire cibo, acqua, come sistemarli per dormire. Ho sempre paragonato questo primo incontro con quello che accade al Festival della Musica di Woodstock, in un weekend del 1969, nelle vicinanze di New York. Era un festival della musica ed erano attese 100.000 persone, massimo. Sono arrivate in più di 500.000. In qualche modo, sia il Festival di Woodstock, sia il capitolo delle storie, anche se può sembrare un paradosso assimilarle, avevano in comune un grande desiderio dei giovani di dare un senso alla vita, un senso più bello, un essere vicini, scambiarsi idee, scambiarsi emozioni belle. Non è vero che solo i richiami ideologici attraggono le persone, può accadere anche per una ricerca di condivisione dell'amicizia, come è accaduto nel capitolo delle storie. Esiste in noi un profondo desiderio di amore. Francesco ne era convinto e riuscì a diffondere la fratellanza di tutte le creature. La fraternitas è il profondo e vero messaggio del Vangelo. Un saluto a tutti voi per questo incontro insieme, per approfondire l'intuizione straordinaria di Francesco, che aiuta anche a vivere un pochino meglio, perché è ricca di speranza, è ricca di visione bella, positiva sulla vita.